Allora? Oggi possiamo applaudire forti, perché l'altra volta eravamo alle 9 del mattino. Adesso siamo alle 9 di sera. È mezzanotte. Welcome back into a video. Ragazzi, oggi reagiremo a un'altra puntata di Alta Infedeltà. Speriamo che non ce le tolgano perché ci stiamo divertendo. Sai che con Andrea se l'hanno fatto così. Cioè salvale tutte. Gliel'ho già detto a Gabri, infatti. Gliel'ho già detto. Gabri. Più 6.000 euro a più Gabri. 6.000 euro. E basta. Andremo. Come si chiama? Questa puntata si chiama Lo scemo del villaggio. Io. Perché? Così. No. Sono considerato lo scemo io. Del villaggio? E non parla bene e non sa l'inglese. Ma vedrete. Vedrete quando arriverà con una pronuncia perfetta e vi dirà Shut up. Iniziamo, Danielson. Vai. Oh, buona visione a noi, ma soprattutto buenas visiones a todos. Usciamo il villaggio. Qua succede qualcosa nei villaggi turistici. Sicuro. Umberto e Eva vivono a Padova e sono... Queste secondo me sono le immagini vere poi, no? Secondo me sono delle foto vere. Cos'è? Portano l'attrice al mare? Sono troppo fatte bene. Sì. Comunque sono di Padova i fiori. Veneti. Stati da 4 anni. Umberto è un insegnante di ginnastica. Eva, una maestra elementare. Si sono conosciuti a una pizza con gli amici. Dai, non saranno mica delle foto finte queste. Queste forse sì. Sono diversi da quelli di prima. Sì, però sembrano comunque fate spontanee. Bene, sì. In una serata come tante che rischiava di finire male. Un tizio si avvicinò a un amico di Umberto e iniziò ad attaccarlo, insultandolo, minacciandolo. Io mi sono alzato, mi sono buttato a capofitto per difenderlo. Aveva una faccia davvero minacciosa che metteva paura, infatti il tizio se ne andò immediatamente. Non ce ne frega un cazzo, fateci sapere cosa è successo all'interno della vostra storia. Appena ho visto Eva, lì per lì ho pensato di non avere speranze. E invece... Mi innamorai di lui. Non tanto perché fece il macio, ma perché aveva difeso un suo amico. Quante persone si sono innamorate di te perché difendevi qualcuno? Mi è successo... con maschi. Tu sei innamorato di me? Tutte le volte che ti ho difeso in discoteca. Maledetto tu e le tue risse. Umberto è dai genitori quando inizia il lockdown. Spaventati da un virus ancora sconosciuto, i due fidanzati pensano sia più sicuro rimanere dove sono. Sì, ma dentro il proprio giardino di casa con la mascherina. Dai, ridicolo. Oh, ma tante storie sono sotto il lockdown. Sì. Perché lì la gente è impazzita. Impazzita. Quindi hanno fatto uscire ste robe. Tradimenti, cose. Sì. Lui in Lombardia e Eva nel loro monolocale di Padova. Ah, quindi sono divisi, Padova-Milano. Le basi per un buon tradimento. No, non ho capito. Lui è andato in Lombardia dai suoi e lei è rimasta a Padova nel loro monolocale, una roba del genere. Che decisione è? Che cazzo ne so, si vede che stavano litigando troppo. Io mi ritrovai a fare 4 ore in DAD tutti i giorni. Oh, ti hanno nominato, non ci credo! DAD! 4 ore con Dad. Furono veramente molto pesanti perché comunque mantenere l'attenzione dei bambini attraverso un monitor era davvero difficile. A essere sincero, il lockdown io non l'ho neanche vissuto così drasticamente. Ero in campagna con i miei genitori. Non dovevo lavorare a casa in Dad perché sono un insegnante di educazione fisica. Lui è andata bene, Cioè, dai, lì, a far niente, tutto il tempo. Invece io ero lì, dentro 4 mura, senza poter uscire, senza poter parlare con nessuno, se non con me stessa. È vero comunque, chi ha avuto la fortuna di fare lockdown in una casa con giardino, l'ha vissuta in maniera diversa, per forza, sì. Capisco che Eva abbia un po' sclerato, perché era l'unica che lavorava, doveva mantenere la casa pulita, fare sempre le sue cose e non aveva a fianco me. Io sentivo che avevo bisogno proprio di una bella vacanza. E lei sapeva già tutto, voleva andare in questo glamping sul lago. Glamping! Anche noi l'abbiamo fatto il glamping, In Irlanda, campeggio di lusso. Quello là dove c'erano solo... Le cavalli? Dove c'erano solo le nostre due abitazioni. Bello! Sì. Bellissimo. Va bene, fai te. Ma quindi lei parte da sola o con lui? Non ho capito. Penso con lui? Spero. 20 giugno avevano già riaperto. A prima vista il glamping è l'ideale per lasciarsi alle spalle tutte le angosce della pandemia. Un'oasi di pace immersa nel verde. Polpaccio a lui, porco Diaz. Che polpaccio a lui. Sì, ma guarda il braccio anche. Fa l'insegnante di educazione fisica, ma è un po' troppo grosso. Un po' troppo, vero. Hanno chiamato un palestrato sicuramente. I fidanzati si possono finalmente riabbracciare dopo 3 lunghi mesi di lontananza. Appena arrivati in bungalow ero felicissima, il posto era bellissimo e provai subito a fare l'amore. Ma è vero che tu eri implicato nel bunga bunga? Sì. Sono stato interrogato anche. Eh sì.
subito dentro il bungalow. Certo. Si chiama come i tre ore di viaggio, quindi ho preso l'arrapamento. Ma io sinceramente non avevo voglia, e poi mancava le lenzuola a letto, un po' di igiene. Un po' di igiene prima di chiamare, mi raccomando. Il problema fu che neanche una volta che il letto era a posto aveva voglia, e neanche il giorno dopo. Dopo mesi di distacco io avevo bisogno, dovevo cercare di riprendere l'intimità che avevamo perso in quelle settimane. Quella era la giusta occasione, infatti. E non aveva voglia comunque. Non aveva voglia cioè non vedi la tua tipa da tre mesi, non devi voglia... dirlo come stavi dicendo, non chiavi. Non chiavi da tre mesi e non vuoi far niente, cioè... Ha fatto bene lei andare con quello scemo del villaggio. Tua mamma è una scema del villaggio. Vedendo come è iniziata la storia, guarda. Ma non è successo ancora niente, che ne sai? Solo alla palestra quando si vede, classico. La vacanza è partita col piede sbagliato. In più, un barista risulta positivo al Covid e si attiva il protocollo sanitario. Tampone per tutti e 14 giorni di isolamento nel villaggio. E porco Diaz. Sono chiusi dentro lì, cioè non dentro lì, nel villaggio. Devono stare dentro il villaggio per 14 giorni. Ah, dentro, sì, no, sì, dentro sì. Il bungalow. No, non dentro il bungalow. Era iniziata la prigionia. Umberto diede di matto. Sembravo claustrofobico, non respiravo a sapere di non poter uscire. Lui ha già rotto i coglioni, 10 secondi di vita ha già rotto i coglioni. Cercavo di rassicurarlo, però questo non serviva a niente, anzi sembrava proprio che la mia presenza gli desse fastidio. Ammetto che ero intrattabile. Per sfuggire ai malumori di Umberto, Eva va a farsi una passeggiata, aspettando che il vento spazzi via tutte le nuvole nere. Qua è difficile, che avvenga un tradimento, però in qualche modo avverrà. Eppure. Eppure il modo lo troverà, chissà dove si imboscheranno poi. Perché comunque sono chiusi lì. Nel villaggio. Nel villaggio, sicuro. Mi sedetti su una panchina a leggere un libro di Rodari. Proprio in quella circostanza conobbi Antonio. Bene. Fatti i capelli così. Bene lui, Ma Antonio, da dove esce lui con quei capelli? È un surfista questo, dai. Sì. Mi accorgo che su una panchina è seduta questa ragazza. Mi dava quel che di interessante, perché tra le tante persone che avevo visto... Questa è la tua evoluzione di capello, Se lo lascia crescere. Anche... Sembra un putto siciliano, sembra. Dai, falli crescere. Solo per un giorno. Sì. Antonio ha 35 anni, è l'animatore del villaggio, ma come tanti, con la pandemia ha rispolverato l'antica arte di arrangiarsi e all'occorrenza diventa anche barista e tutto fa. Ma non è mica quello positivo lui. Sai che c'era il barista così? Forse. Lui! Così lei scopre così, lui scoprirà così il tradimento. Ah, dici? Potrebbe essere. Esatto. Che prende il Covid lei. Da lui e lo attacca. Dai, ma no, ma se sanno chi è il barista, lui non potrebbe andare in giro, dovrebbe stare isolato. Ma lui è arrapato che va in giro. Certo. Era un tipo particolare, aveva un bello sguardo, insomma si capiva che era una persona interessante. Iniziamo a chiacchierare. Presento, le spiego cosa faccio nella vita. Mi raccontò di essere un attore. Finalmente avevo trovato qualcuno. Attore tra l'altro, lui. Animatore e attore anche. Vuol dire? Cosa? Ti sai porre in un determinato modo. È vero. Con cui potevo confrontare, non più doppi sensi, non più battute, le solite battutacce freddure che si fanno lì nei villaggi. Quel giorno parlammo per circa una mezz'ora e... Per un istante si è abbassata la mascherina. Perché te la si è abbassata? Quel sorriso mi attirava particolarmente. Quel maledetto sorriso l'ha già conquistato. L'ha già conquistato. Naturalmente io gli ho detto fin da subito che ero fidanzata, perché non volevo che tra di noi nascessero dei fraintendimenti. Essendo un animatore da contatto, io alla fine stavo facendo il mio lavoro, quindi alla fine non ho fatto nulla di grave. Lui è furbo, Dada. Lui è veramente furbo e estrarrà un asso dalla manica dopo. Che bello qua, però. Che sogno, no? Cioè, vabbè che sei isolato lì, ma sei isolato qua, però. E che cazzo? Ti alzi la mattina, nuoti, scrivi le canzoni coi piedi nudi. Il giorno dopo, gli ospiti del glamping devono fare il tampone. Per Umberto è la prima volta e la cosa gli provoca una certa ansia. Non dirmi che lui risulta positivo e se ne deve andare, che non può stare a contatto con lei. Dici? Ma per fortuna, tutti gli occupanti del villaggio risultano negativi. Niente. È meglio che non dicevo niente, forse. Nonostante gli esiti dei tamponi fossero confortanti, Umberto voleva godersi questa vacanza. Ma cosa ti godi la vacanza? Sono in una prigione che è il mio bungalow. Esco dal bungalow e sono in un'altra prigione più grande perché non posso uscire dal clambing. Che due palle. No vabbè, lui è veramente
È proprio una persona insopportabile che non vorrei mai conoscere. Si potevano fare comunque un sacco di attività in completa sicurezza. Divertirmi, ma a distanza di sicurezza. Ma che senso ha? C'era la spiaggia, c'era la spa, c'era la piscina. Insomma, si poteva fare assolutamente tutto a debita distanza. Dai, la spa, la piscina, meglio di così. Infatti. Ma che cosa vuoi mettere? Eva e Umberto cominciano a vivere due vite parallele, come era già successo nei mesi del lockdown. Ma lui solo ora sente tutta l'ansia causata da un virus invisibile e potenzialmente ovunque. Cioè lui sta lì e avrebbe la possibilità di essere in piscina a prendere il sole. Se ne sta lì a prendere il sole, quindi tanto vale che poteva anche andare. Perché ha l'ansia di essere contaminato. Mi concedevo pochissime cose. Facevo una passeggiata la mattina, al pomeriggio mi facevo portare il panino da Eva. Non voleva sentir ragione, era preoccupato e quindi continuava a rimanere rinchiuso dentro al suo bungalow. Lei invece, ma lei doveva fare questo, doveva fare quello, andava a destra, a sinistra. Sinceramente mi godevo tutti i servizi che mettevano a disposizione. Mi accorgo subito che qualcosa tra Eva e il suo compagno non va. E la vedevo molto triste, quindi decido di prepararle una sorpresa. La Madonna, subito! Che cosa fa? Attenzione. Secondo te? Non ho idea, perché l'ha vista una volta. Che ma è proprio lì che dà il meglio di te stesso. Guarda. Cosa gli ha portato? Una griglia? Gli ha portato un coso dove si... un tavolino. Un tavolino. Si è presentato con il carrello dei cocktail. Allora, signorina... Il carrello dei cocktail. Cosa vuole? Un gin tonic? Vodka liscio? Cosa preferisce? Madonna, si alza anche. Do che sen qua nel futuro. A un certo punto ci togliamo la mascherina, che eravamo risultati negativi e quindi potevamo permettere. E iniziamo a parlare. Mi confidò che gli manca... Quei capelli sono veramente ingestibili. Ma io non ho capito. Il tipo dove è rimasto? Nel bungalow. E lei cosa ha detto che andava? Niente, a leggere come sempre, a fare una passeggiata, sì. Mancava al teatro e mi fece un pezzo di pirandello. È arrivato Pirandello, guarda. Come possiamo intenderci, signore, se nelle parole che io dico metto il senso ed il valore delle cose che ho dentro di me? Crediamo di intenderci. Silenzio. La finanza che ti sta chiamando. No, non lo so. Un pezzo di Pirandello acoustic gli ha fatto. Sì, acustica, cappella. Io mi commossi. Fu davvero un momento incredibile. Le chiesi se... Sei innamorata col pezzo di Pirandello. Ma di che tempi stiamo parlando? Dai. 2 anni fa. Sì, appunto. Volevo un altro drink. Però io gli dissi, insomma, che la serata era stata perfetta così e sono rientrata al mio bungalow. Piano piano si stanno avvicinando comunque, attenzione. Forse per non pensare troppo ad Antonio, Eva si sforza di non trascurare Umberto, che è entrato in una vera e propria spirale di paranoia. Sta malissimo lui, ricoveratelo. Avevo rinunciato anche alla passeggiata mattutina. Praticamente non faceva più niente e si era rinchiuso tutto il giorno dentro al bungalow. Avevo l'ansia di camminare con la paura di incrociare lo sguardo di altre persone, per la paura che mi attaccassero il Covid e non toccare nessuno. C'era gente in quel periodo, sì. che era così. Sì, che aveva sviluppato questa sorta di ansia anche sociale proprio. Sì, sì. Vabbè, ansia sociale, lui ha paura di essere contagiato, quello. Sì, no, appunto, basta che semplicemente uno sia... Sì, ma anche sulle superfici. Ipocondriaco. Quello sì. Non usciva più di casa. Eva non vuole assecondare le paure di Umberto e forse anche per mettersi a posto la coscienza, gli propone di andare con lei allo spettacolo di Antonio. Ah, pure? E poi... lei adesso lo vede in amicizia, perché sennò non avrà... Per ora ancora amicizia, è vero, non c'è stato quello step... Avremmo potuto distrarci un po' e passare un'ora a distanza di sicurezza a divertirci. Insomma, io non avevo più voglia di far niente, ero scontroso, ha iniziato ad attaccarmi. Basta, cosa vuoi fare? Tutta la vacanza da recluso? Ehi, Eva, se stavamo in cascina dai miei genitori, perlomeno ci saremmo evitati un isolamento fiduciario. Sai che forse ha fatto bene a tradirlo? In cascina dei genitori voleva stare. Lui sì. Che c'era già stato per un anno. Appunto, sì, per un po' di mesi, sì. 3 mesi lì. A quel punto io gli dissi che sarei andata a vedere lo spettacolo comunque e che lui poteva rimanersene lì chiuso dentro. Attenzione perché lei sta andando allo spettacolo da sola, eh. Eva corre a cercare Antonio sperando di vedere almeno la fine dello spettacolo. Ci incrociamo a metà strada. Ero molto dispiaciuta di non averlo potuto vedere. Ovviamente sempre per colpa di Umberto. Ah, quindi si è perso lo spettacolo. Vabbè, che spettacolo... Cioè, Michael Jackson, lui sa far bene. Dici. Il moonwalk, sì, sull'erba lo fa. Si vedeva che non voleva tornare a casa. Idea, la porto nell'unico luogo dove le persone la sera non ci sono, ovvero la piscina. Mi sembrava una cosa... In piscina, di notte, con Antonio. Ah,
carina e anche trasgressiva. Ma si stanno tenendo per mano. Ok, ma amicizia, amicizia. Ma perché si scivolava sulle scale. Sì, bravo. Era una serata bellissima. C'era la luna ad illuminarci. Mi chiese se avessi mai fatto night swimming. Cos'è un night swimming? Il bagno notturno, di notte. Ah, night. Night swimming. Sì. Ho capito, high swimming. No. Gli fa la canna da pesca. E questa lei accetta? Certo che accetta. Cosa fa? Rifiuta? Ovviamente io non avevo il costume addosso. Ci tuffammo in piscina. Infatti come fa a asciugarsi? Quell'altro tordo, figurati se si accorge che arriva bagnato. Ma va, figurati. Ma vabbè, però se si asciuga, magari non si bagna i capelli, magari. Ero felicissimo di passare quel tempo con lei. A me Eva piaceva veramente tantissimo. Però non volevo sbagliare, perché sapevo tutta la sua situazione. E quindi se doveva succedere qualcosa, doveva essere lei a farla succedere. Vabbè, ormai così, cioè, non penso che sia una cosa... Se il tipo se ne accorgesse già adesso, si incazzerebbe. Ah beh, sì, ovvio. Scusa, cioè, non è che fai una cosa del genere con uno sconosciuto. Col fidanzato a casa. Appunto. Improvvisamente lei in acqua, cosa fa? Si abbassa la mutandina e me la lancia. No, volevo applaudire. No? Non volevo applaudire, volevo fare... Pazzita. Ha tolto la mutandina. Mi resi conto, avevo una gran voglia di fare l'amore. In effetti era in astinenza da un po', Però la giustifichiamo. Sì, la giustifichiamo, dai. Iniziamo a baciarci. Cioè, far l'amore con Antonio è stato bellissimo, travolgente, coinvolgente. Madonna, tutta la piscina piena di sperma, incredibile. Il giorno dopo. Tutta incinta il giorno dopo. Mi sa che l'abbiamo fatto due volte quella sera. Avevo dei grandi arretrati. Non pensavo avvenisse così rapidamente il tradimento, Lei sembrava comunque tenuta, tornava a casa da bastava, lui. È bastato un gin tonic la prima volta. E Pirandello. Con Pirandello. È quella l'arte della seduzione. La distanza tra Eva e Antonio è decisamente inferiore a quella imposta dalle autorità sanitarie e lei è pronta a mollare gli ormeggi per farsi trascinare al largo dalle onde dell'alta infedeltà. Ogni sera si ormeggiano le barche. Funzionava così. Arrivavamo in piscina, ovviamente davamo un'occhiata a destra e a sinistra per assicurarci che nessuno ci avesse visto. Non portavo mai il costume. Però è tanto rischioso così, Ma lui comunque. non ha una stanza, un bungalow, qualcosa. Sì, ma non si chiede perché poi ogni sera lei esca magari da quel cazzo di bungalow. Dove va? A leggere, sì, ogni sera, dai. La cosa che mi eccitava particolarmente era che fosse lei a togliermi il costume. Ho scoperto una parte di me trasgressiva, avventura. Ma come si mangiano vivi? Le nottate con lei erano strepitose. Pure le coccole al lume di candela, della luna piena. Lo step successivo ormai. Sì. Dopo aver fatto l'amore, appunto, ci sdraiavamo, guardavamo le stelle, io l'accarezzavo. Sapevo che era una relazione che sarebbe finita quando sarebbe finita anche la vacanza. Quindi, insomma, cercavo di godermi tutto quello che Antonio poteva darmi. Quindi lei è consapevole che sia una chiavata e via, proprio? Cioè, è consapevole del tradimento che poi finisce lì e basta. Per 15 giorni. E poi si rimette con l'altro tipo. Mentre Eva si vive la sua avventura bollente, Umberto sprofonda sempre più nelle sue nuvole nere, al punto da non accorgersi che la fidanzata è spesso altrove. Lui sta veramente di merda adesso, Dovrebbe anche un po'... svegliarsi. Io volevo dire che lei dovrebbe un attimo aiutarlo. Ma va! Dai, poverino! È in totale confusione. In quel periodo Umberto non badava proprio a me. Cioè, preferiva passare le sue serate in compagnia dei nostri vicini di bungalow. Era una coppia che aveva chiesto più e più volte di poter uscire dalla struttura. Ah, quindi le serate comunque le passa con qualcun cioè, altro. Ce l'ha un minimo di vita socievole. È con lei che non vuole. È uno stronzo. Era bello aver conosciuto delle persone che la pensavano tale e quale a me. C'erano delle volte che provavano a coinvolgermi loro lamentele, ma io mi giravo proprio dall'altra parte perché non volevo neanche sentirli. In quella prigione ci sta. Stavo bene. Le fiamme della passione illuminano la notte, rendendo Eva e Antonio incuranti di tutti gli occhi che li potrebbero vedere nelle acque calde della piscina. Ma non è possibile che non sia mai passato nessuno lì di notte? Tutto illuminato comunque. Sembra strano. Neanche una persona. O loro adesso ce la stanno mettendo illuminata, ma in realtà era al buio. Era al buio, Quella sera scappammo fuori dall'acqua, che per poco non ci beccavano perché dovevano venire a mettere il cloro. Ci vestimmo, ma eravamo ancora tutti bagnati. Vedi che è arrivata, vabbè, finché sono quelli del cloro che se ne frega. Rincorrerci per tutto il glamping. Ridevamo, scherzavamo. Poi Antonio mi riaccompagnò verso il mio bungalow e tac, si accende la luce.
ho sentito delle risate e ho subito riconosciuto la risata di Eva. Attenzione, che cazzo si fa accompagnare fino al bungalow? Questa è pazza veramente. Faccio fuori all'istante, per un millesimo di secondo riesco a nascondermi e vedo Eva bagnata fradicia. Da sola, per fortuna. Le ho chiesto, ma da dove arrivi tutta bagnata fradicia così? Dove sei stata? Con chi? Con chi ridevi? E adesso che cazzo dice? C'ho neanche il libro in mano. È vero, non c'ha manco il libro. Vedi che non andava, il libro ormai non era più là, una giustificazione. Umberto si stava innervosendo. Nella mia testa dicevo, speriamo che non gli viene l'idea di venirmi a cercare. Comunque, vogliamo dirlo che lui non è stato visto solamente perché con quella testa sembra un cespuglio. Lì in mezzo. Dai, veramente, sembra la... la flora del villaggio. Gli dissi che avevo fatto un bagno di mezzanotte. Lui mi chiese con chi stessi ridendo e io gli risposi con nessuno. Fai il bagno da sola, ridi da sola, l'inizio di una pazzia. E lo dice lui, tra l'altro. Se realmente era così interessato a sapere con chi, che cosa facevo, poteva venire con me. Fare la sceneggiata. Tutte le luci dei bungalow lì vicino sono accese. Figura di merda qua però, dai. Ha attirato l'attenzione di tutti. Poi di notte poi si erano veramente svegliati tutti. Io non sono uno di quelli che vuole farsi vedere a litigare. Gli ho detto, dai, vieni dentro, facciamo dormire tutti quanti, ne parliamo domani mattina. Ed io posso tornare nel mio alloggio. Tutto arrapato, se ne torna nel suo bungalow. Vediamo il giorno dopo cosa succede. Un po' in ritardo sono cominciati i sensi di colpa. Così cominciai a chiedere a Umberto se magari voleva ricominciare a riprendere quantomeno le passeggiate mattutine. Sensi di colpa qua, dadda. Però, cioè, è troppo tardi ormai. Non è un qualcosa di irriparabile, secondo me è una cosa del genere. No. Dai, lui non ci potrà mai andare sopra sta roba. Anzi, secondo me lei gli tornerà la voglia e continuerà a farlo. Ok. Sicuro. Almeno, sì, l'unica possibilità è che lui cambi registro, ma... vedendo la faccia la cazzo. Figurati. Psicologicamente ti uccide questa situazione, ragazzi. Ci rinunciai. Non valeva neanche più la pena litigarci. E fu così che gli venne in mente di andare in piscina a chiavare con... non mi ricordo. Antonio il pagliaccio. Il problema fu che fece passare la voglia di uscire anche a me. In quel momento stare accanto a Umberto non è facile, ma Eva vuole provarci. Magari che passa tutto impettito, facendo finta di niente. Continuiamo a messaggiare e mi rendo conto che comunque Eva non sta bene, triste. Così organizzo una sorpresa, rispettando sempre però quello che lei mi aveva chiesto, ovvero di non farmi vedere. Lui è veramente l'uomo delle mille sorprese. Apri la porta, gli ha scritto. Attenzione, aveva fatto portare tipo la colazione a letto, una roba del genere. Dici. Sì, sì, una roba romantica. E arriva un suo messaggio con scritto apri la porta. Allora andai subito ad aprire la porta e mi ritrovai davanti una mignon di champagne e un flute. E tutti zitti. Solo alcol li ha portato da inizio puntata. Se lo vedeva il tipo? Cazzo. Stava dormendo. E da lontano la vedo sorridere. Al diavolo i sensi di colpa e al diavolo quel cervello bacato di Umberto. E via. Adesso lo raggiunge, e via. Porco. Forza. A un certo punto vedo che lei nasconde la bottiglia e inizia a guardarsi intorno. Mi stava cercando. Così all'improvviso ci siamo trovati l'uno di fronte all'altro. Non dirmi che lo fanno qua. No, è impossibile. Non dirmi che lo fanno. C'è gente che corre. Nell'albero secolare, con quella quercia. Gli dissi che avevo voglia di fare l'amore con lui. Dove ti porto? E la piscina è piena di gente. La mia stanza. Oh. Finalmente. Vanno in stanza, vediamo com'è il bungalow di Antonio. Io non esitai un secondo a dirgli di sì. Qua tra l'altro è molto più sicuro rispetto alla piscina o qualsiasi altro posto. Ovviamente non era una reggia, Sappiamo tutti come sono le stanze degli animatori. Iniziamo a baciarci, ma la sentivo molto, molto tesa. Diciamo che l'atmosfera era diversa, nel senso che non c'era il buio, la luna, insomma. Quindi non è attratta da lui, ma dalla circostanza. Dalla luna e dalla piscina. Attenzione. Già le cose non stavano andando per niente bene. In più, all'improvviso sento chiamare il mio nome, Antonio, e il mio capo. E a quel punto scattò il panico. Io avevo il terrore di essere preso con le mani in flagrante. Se ci avessero scoperti, Antonio avrebbe perso il lavoro. Che voleva il mio capo? Il foglio con i gironi del ping pong. Ma vaffanculo, va, mandalo a cagare, mandalo. E anche quel poco di magia che si era creato, andò a quel paese, gli feci una promessa, gli dissi che, insomma, saremmo riusciti a salutarci come si deve. Quindi gli ha detto che avremo un'altra volta, ma per adesso me ne vado. Tutta presa dallo spavento che lei e Antonio hanno appena vissuto, Eva si è dimenticata di aver lasciato in bella vista le tracce del drink che le ha portato il suo amante. Se n'è accorto? Lui. Dici?
Eh sì, la lasciate lì come una pirla. Arrivo e lo trovo seduto con la mignon di champagne e il flutto lì. Però ce n'è solo uno, potrebbe dire di averlo ordinato in stanza semplicemente. Di aver bevuto lei. Sì. Per quanto ne sapessi, Eva non era avvezza all'alcol, anzi, ero proprio curioso di sapere che cosa avesse da dire. Sarebbe così diverso. Così è leggermente diverso, sì. Effettivamente. Ho iniziato a chiedergli quale fosse il problema. Era che avevo bevuto del vino? Cioè, eravamo arrivati veramente a questo? In sé quella cosa non dimostrava nulla, cioè non è che ho trovato due bicchieri che mi poteva fare intendere che avesse fatto un brindisi con qualcuno. Quindi finora non ha prove lui, eh? Anzi, è passato per rompicoglioni ancora di più. Esatto. Alla fine Umberto stava soffrendo e io lo stavo ingannando. Umberto è esasperato, per lui quella vacanza è solo un incubo senza fine. È la prima volta che lo vedo camminare, questa persona, durante il video. Ma quando meno se l'aspetta, i vicini gli prospettano un modo per venirne fuori. Loro stanno cercando di evadere, da lì. Perché anche loro hanno detto che volevano uscire dal posto. E sarà un piano notturno. E la beccano in piscina. Dio santo, sicuro. Non ci posso credere, sarebbe incredibile. Si erano accorti che si poteva passare attraverso una rete rotta. Siamo noi che entriamo nei luoghi abbandonati. Sì, poi di notte, dove vai? Punto, di notte. Con Eva non ci parlavamo da giorni. Se parlavamo, litigavamo. Non facevamo l'amore. Dovevo assolutamente andarmene da lì. Ero distrutto. Arrivai al bungalow e lo trovai che stava facendo le valigie. Ma gli dissi, ma se mancano solo 2 giorni alla partenza, che cosa stai facendo? Mancano 2 giorni, a sto punto aspetta. Cioè, dove sta? Lui è proprio fuori di tavola. Io non avrei resistito un minuto di più, figuriamoci altri 2 giorni. Potevo stare io con un uomo che non aveva la pazienza di aspettare 2 giorni? E se per disgrazia fosse risultato positivo qualcun altro? Lì la detenzione non finiva più. A quel punto mi caddero le braccia. Stava andando contro la legge. Allora l'ho detto, se tu vuoi rimanere, io ti lascio qua, io vado. Cioè, questo ha fatto le valigie? Sta facendo un favore e non lo sa, non lo sa. E se n'è andato lasciandomi lì. Illuminato dal chiaro di luna, Umberto oltrepassa la recinzione e guadagna l'agognata libertà. Come sta questo? Liberi! Liberi! Con la pila. Io e gli altri eravamo usciti a uscire dal villaggio, tutto filava liscio come da copione. Però li han beccati. Dici? E glieli portano là? E lui lo becca con lei. Col tipo. Lei ovviamente chiamerà il tipo dentro il bungalow. Non ho chiamato la direzione giusto proprio per pietà verso Umberto, ma ho chiamato Antonio. Io purtroppo stavo lavorando in quel momento, ma credetemi, sono mai stato così veloce nel terminare una performance. Una performance adesso, chissà che performance, sarei stato curioso di guardarlo, di vedere. Potevamo finalmente salutarci come non eravamo riusciti a fare. Lei mi apre e ha questa vestaglietta nera, veramente bellissima. Mi prende e mi sbatte sul letto. Sì, vai. Ero felicissimo. E arrapatissimo, aggiungiamo. La volta fu bellissimo perché insomma facemmo in un letto con tutte le comodità. Finalmente poteva averla tutta la notte per me. E poi ci addormentammo. Questo è un errore, sì. Dovevo andarsene via subito. Mi risvegliai all'alba dopo circa 3 ore e lui stava ancora dormendo. Poi gli andai un po' vicino, cercai di zuzzicarlo un po'. Eva non vuole certo rinunciare alle buone abitudini che ha consolidato con Antonio. Sempre voglia, in qualsiasi momento si sveglia, ma passati 5 secondi. Via. Senza caffè, tra l'altro. Lei era su di me, stavamo facendo l'amore e all'improvviso entra Umberto. Non è mai successo che lo beccassero proprio così, eh. Vai, schiaccia. No, non ci credo. E li vedo lì, tutti e due nudi sul letto. Coglione. È stato sgamato dalla pula. Tato, denunciato, con 2 corna grosse così, ero nero di rabbia. Dai, farà qualcosa, reagirà a questa situazione. A quel punto si è scatenato il panico dentro il bungalow. Io urlavo contro Umberto dicendogli che adesso Antonio se ne sarebbe andato e noi avremmo potuto cominciare a parlare. Io nel frattempo stavo cercando i vestiti. L'ho fermato subito, gli ho detto, devi uscire così, devi far vedere il pistolino in giro a tutti. L'ho buttato fuori dal bungalow, letteralmente. Col cazzo di fra... È questo lo scemo del villaggio, per questo? O è lui lo scemo del villaggio? È Umberto lo scemo del villaggio? È una doppia... metafora, sì. Riesco a raccattare giusto qualcosa per coprirmi, nella speranza che appunto qualcuno non mi vedesse. E invece... Non ci credo, Dada, è bellissimo. Un sacco di famiglie erano pronte a fare colazione. E non solo le famiglie, anche i miei amici, staff. E io avevo perso il lavoro. No vabbè, perché figura di merda. Vediamo! Forse è la conclusione più bella di questo, sì. Perché... Fino all'ultimo. Però io
Cioè, se mi trovo in una situazione del genere non reagisco così pacato. Col tipo? Con tutti. A livello di incazzatura, dico. Vediamo a distanza di un po' di tempo come si è evoluta la situazione. Umberto è ritornato a vivere dai genitori e per ora sta esplorando il mondo delle relazioni virtuali. Online, eh? Sei dato alla dad... Siti d'incontro. Sì. Antonio non ha ancora sfondato come attore, ma lavora in una compagnia di teatro per l'infanzia che Eva spesso invita a fare spettacoli per i suoi alunni. Chissà come mai lo invita, chissà come mai. Eva si è fidanzata con un collega della sua scuola e ogni tanto lei e Antonio fanno gli amanti per 24 ore. Ma non ci posso credere. Ma allora lei è il problema. Dai, continua. Si mette assieme una persona e poi lo tradisce sempre. Poi va sempre da Antonio. A sto punto mettiti con Antonio. E non sarebbe la stessa cosa. No. Non è la stessa trasgressione. No. Vabbè, bella, mi è piaciuta la puntata. Bella, sì. Ragazzi, aspettiamo le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Danielson, io ti ringrazio. Grazie a te. Vi ringraziamo e come sempre ci vediamo prestissimo con altrettanti contenuti. Adios e hasta luego.